Il sindaco di Ravenna ha discusso alcuni giorni fa con il prefetto e il questore la situazione di degrado che si è venuta a creare nel grande parcheggio antistante la Basilica di Classe, arrivando a disporre un'ordinanza di divieto di parcheggio dei camper nell'area da mercoledì 22 a martedì 28 luglio e disattivando provvisoriamente la fontana dell'acqua. Ma durante la festa per Santa Apollinare sono stati pochi i cittadini della zona di Classe che hanno avuto voglia di commentare queste ordinanze ai nostri microfoni. Adesso appena finita la festa, loro sono di nuovo lì. Quindi secondo lei queste ordinanze non serviranno assolutamente a niente? Per me no, poi io non sono il sindaco, non sono nessuno, secondo me no. Anche per una questione di sicurezza, per tutti qui abbiamo una festa, l'anno scorso ce n'erano parecchi di zingari qui e quindi io sono semplicemente contenta anche per una sicurezza nostra. Poi vivi e lascia vivere va bene, però dai, per quanto sia... I camper devono avere la loro postazione non vicino a una chiesa del genere, dell'UNESCO, devono avere una postazione fuori dal paese, fuori dalla città per cambiare l'acqua, insomma io adesso non so che cosa facciano. Che tu proibisci di venire qualunque camper qui a fermarsi con una chiesa del genere per me è una cavolata. C'è talmente tanto caldo che forse tante persone avevano bisogno, anche le persone che vengono qui, perché tante sono venute a chiedermelo con me perché è stata chiusa. Però se serve per tenere lontano qualcuno, qualcosa, per fare qualcosa che non devono fare, ben venga. Finita la festa, questa ordinanza finisce, quindi? E dopo ritorniamo come prima, quindi io lì proprio non so cosa dirti.